tutti, oggi prepariamo un secondo di carne leggerissimo e molto veloce da realizzare. Faremo dei petti di pollo con olive e pinoli. Ingredienti: petto di pollo 200 g a persona, 60 g di pinoli, olive verdi in salamoia snocciolate, 2 spicchi d'aglio, brodo di pollo, va benissimo quello già pronto, olio extravergine d'oliva e sale. Molte persone mangiano spessissimo il petto di pollo o comunque seguono delle diete proteiche. A questo punto si ha bisogno di delle ricette semplici e veloci da realizzare che però ci diano un sapore leggermente diverso. Questa mi sembra veramente un'ottima idea. Faremo il petto di pollo con le olive verdi e i pinoli. Se avete la possibilità, il giorno prima lasciate insaporire le fettine di petto di pollo salate con la buccia del limone, il succo di un limone e gli spicchietti d'aglio. Coprite con la pellicola e lasciatelo una notte tranquillamente in frigorifero. Benissimo, ora andiamo ai fornelli, anche perché la cottura di questa ricetta è abbastanza lunga, perché è una ricetta che va fatta cuocendo il pollo a temperature basse, quindi terremo il fornello abbastanza basso, la padella coperta e la cottura richiederà tranquillamente mezz'ora 40 minuti. Comunque iniziamo: un giro d'olio extravergine, mettiamo il petto di pollo ben scolato dalla marinatura che si è formata con il limone nella padella appunto e lo facciamo rosolare da tutte e due le parti. Trascorsi pochissimi minuti già possiamo aggiungere il brodo di pollo, quello che si acquista già pronto, un coperchio, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per 30 minuti. Benissimo, apriamo la confezione di olive in salamoia e le sciacquiamo bene sotto il rubinetto dell'acqua corrente in modo che perdano quell'eccessivo gusto di aceto che hanno. Le aggiungiamo al petto di pollo che nel frattempo sta rosolando un po', si è quasi asciugato del tutto il brodo che avevamo aggiunto e dopo giusto 2-3 minuti che abbiamo messo le olive possiamo aggiungere anche i pinoli. A questo punto dobbiamo fare insaporire bene il pollo con questi due nuovi ingredienti e continuare la cottura per circa altri 10-15 minuti in modo che si formi anche una piccola crosticina e che appunto il pollo diventi leggermente rosolato. Ed ecco qua il risultato finale della ricetta di questa sera, molto semplice da realizzare, anche veloce. È un petto di pollo con olive verdi e pinoli. Lo impiattiamo e lo portiamo a tavola caldo caldo. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci!